Buonasera. È un piacere sentirla. Altrettanto da parte mia. Sto seguendo con grande disappunto quanto viene emergendo da questa trasmissione, anche perché mi sembra che si stia cercando di ripercorrere quei brutti anni che hanno preceduto questo anno, e credo che andando avanti di questo passo si potrà fare che male dell'Avellino. Per quanto poi ho sentito dire al Presidente, il quale ha detto che se io non mi sento all'altezza me ne devo andare, bene che il Presidente sappia che io all'altezza mi sono sempre sentito, io mi sono sempre sentito, perché sono arrivato ad Avellino dopo aver ottenuto dei risultati e non chiacchiere. Possiamo comprendere la tua amarezza in questo momento per alcune frasi, ma il commentatore possiamo... No, a parte che non ho detto quello che ha detto lui, ho detto è l'allenatore, se non si sente di portare questo peso di questa vittoria finale, che deve andare via, non quello che sta dicendo lui. Ecco, ma tu te lo devi chiarire tu. Ecco, Peppe, se ci ascolti un attimo, c'ha la coda di palo. Il commentatore Sibilia non ha assolutamente, cioè lui è padrone di fare quello che vuole, uno non può esprimere un giudizio. Ho detto chiaro e tondo che se l'allenatore non si sente all'altezza, è lui che deve dire io non ce la faccio, non mi sento così, diciamo, sicuro di quello che faccio. L'abbiamo perso sette volte, perché sette pareggi, se noi ne avessimo mangiato uno in meno, ci avevamo due punti in più. Ma lei, sì, ora lei faccia venire un altro allenatore che vince tutte le partite e fa il gioco. Però ti ho fatto una squadra che non l'ha mai avuto in tutta la tua carriera. Anche il Milan c'è una bella squadra. Accantitelo, risponda a un tifoso che dice un suo parere. Ma Guarcella ha detto non lo mando via. Ma guarda mai, guarda, se tu l'avessi in testa di andare via, ha detto, ma non vai via, mai che via. Cazzo vuoi da me? No, non lei c'è da sistemare prima le cose con me. Ma che è da sistemare con te? E domani vengo in società. Ma quale società? Io direi ti ricevo proprio domani. Diciamo che l'unica critica è stata rivolta da un tifoso. Ma è lui che sta dicendo di questa cosa. Se lui ci tiene proprio a chiarire, lo chiarisce una volta per sempre. E domani vengo da lei. Ma io rimane, non ti ricevo, perché se lo vuoi dire lo devi dire qua, alla presenza nostra. Non venire perché non ti ricevo. Comunque noi ci fermiamo per pochi istanti per la pubblicità, torneremo di qui a poco. Sì, ma voi siete tanta pappa morta. Ma dove vai tu con questa trasmissione? Questa si andava chiuso la trasmissione e basta.